Prego Iole con calma, la tua cuffia è la stessa che ti accompagnerà anche alla ghigliottina. Mentre Iole un attimo dalla parte si rilassa, ma allo stesso tempo comincia a concentrarsi per la ghigliottina che stasera vale 170.000 euro, la cosa che più tengo a fare in questo momento è ricordarvi il numero insieme al nostro testimonial, il più bello del mondo, guardalo lì, è Leo, testimonial di Telethon, 45510, il numero anche sulla sua giacca. Ci siamo vestiti uguali, sembriamo i gemelli quelli separati alla nascita. Bello Leo, ma ci guadagno io, non tu sicuramente. 455 10 il numero per, ripeto, per vedere quei sorrisi là, come il sorriso di Leo, essere sempre, sempre di più, non ci basta mai, dobbiamo sempre andare avanti insieme alla ricerca. È lo spirito del Natale, la tua prima ghigliottina, dottoressa. Bene, mi piace, questa sera di Telethon ci abbiamo il testimonial, ci abbiamo anche un medico, una dottoressa qua con noi, mi pare perfetto. La cuffia Iole, il tuo primo viaggio tra le parole della ghigliottina, 170.000 euro, ma quelle sono in fondo, in fondo. Il primo passo, vediamo, tutti insieme ti accompagniamo a scoprire centro e anche campo. Campo. Ghigliottina. E partiamo bene. Fiori. Erba. Fiori. Ghigliottina. Ripartiamo. Occhiali. Regali. Regali. Ghigliottina. No, era occhiali. La quarta potrebbe essere mono o potrebbe essere mano. Mono. Ghigliottina. Mono è giusto. L'ultima. Dai, un altro sforzo, Iole. Massimo oppure estremo? Estremo. Ghigliottina. Sì, estremo. Campo, erba, occhiali, mono, estremo, 42.500 euro questa ghigliottina, la tua prima ghigliottina, Iole, un minuto da adesso, buona fortuna. Grazie dottoressa, i tuoi ricci possono smettere di soffrire togliendo la cuffia, la dottoressa Iole ha la sua prima ghigliottina, stiamo per scoprire se si è fatta già un bel regalo di Natale a lei e alla sua famiglia, non lo so, mai dire mai, se hai scritto la stessa cosa che sto per estrarre dalla busta del notaio, non vi fate male, vi state lussando la spalla, il collo, vi stanno avvenendo la cervicale per cercare di vedere la parola anzitempo, invece io me la gusto insieme a tutte voi, a casa, a tutti voi. Ha scritto Iole, ha scritto gesto. Gesto. Tu sei un medico, quindi hai visto estremo, gesto estremo e via. Il gesto di togliersi gli occhiali. Ah, ah beh, certo. No, non so, non, certo. Non c'entra niente con le altre, credo. Proviamo, un monogesto. Monogesto. Cioè, famo, un gesto. Cioè, so, fa un gesto. Ci cioè, sono attori con monogesto. Hanno fatto una carriera, monogesto.
occhiali, certo, il gesto di darsi gli occhiali così, carisma. E da sotto in sala rimettiteli. Sì, campo. Un campo di gesto, un gesto di campo. No. Gesto in campo, un bel gesto è un calciatore, cioè in campo, un bel gesto. È l'erba del gesto. No, è sempre. Lo so, signore, l'erba del. Non lo so, chiedo alle signore, chi è appassionato di prato, de c'è la famosa erba del gesto, il gesto dell'erba. Ah, vuoi una sesta parola? Come ci andiamo? Guarda, racchetta ti posso dare, ti do racchetta, ti do anche dopo. Racchetta e dopo racchetta ti do proprio la parola dopo. Però come scenderesti tu dal cucuzzolo? Dalla montagna. Montagna, no. Come scenderesti? Dice scenderemo giù nella valle con i piedi. Un paio di sci. Sci, sci. Manco uno, due. Sci. Sci, sci. Campo di sci, dove partono le varie piste, dove si può anche imparare. E gli sci d'erba, perché sotto sono degli sci cingolati particolari e si può anche sciare sull'erba. Chi è bravo, non ve improvvisate, se no poi c'è lei al pronto soccorso. Gli occhiali da sci, monosci, monosci che può essere anche da sci d'acqua o anche per lo sci naturalmente tradizionale da neve. E lo sci estremo, non fate, non tentate, non va rischiate, è roba per pochissimi e di grandissimo livello. Quindi sci estremo, monosci, occhiali da sci, sci d'erba, campo da sci. La parola stasera è sci sci e noi scenderemo con i piedi un paio di sci.